Il fatto del giorno. Sconvolgente, altrimenti non si può definire l'inchiesta della magistratura su alcune morti sospette tra i ricoverati all'interno dell'ospedale di Saronno. Un quadro deprimente, sconvolgente, imbarazzante, gli aggettivi si sprecano. Un vice primario, la vicenda ormai è nota, l'anestesista Leonardo Gazzaniga e l'infermiera Laura Taroni, sua amante, sono stati accusati di aver ucciso alcuni pazienti con dosi letali di farmaci. 5 omicidi sarebbero accertati, si indaga adesso su altri 35 casi sospetti. Ma a noi qui non interessa la vicenda giudiziaria. Qui piuttosto vogliamo riflettere su come si possa insinuare il male in un luogo come l'ospedale, creato per eliminare il male o per attenuare gli effetti del male. Ed è sconvolgente pensare che una persona si affidi al medico e possa trovare dai suoi farmaci la morte invece della vita. Monsignor Vincenzo Paglia, cosa l'ha colpita di più in questo caso? Beh, mi ha colpito la tragedia di questa situazione, come se si abbassano gli argini della morale e un altro fiume del male esondi, travolgendo chiunque. Chi conosce questo tema sa che c'è un abbandono terapeutico, tanti anziani abbandonati, ma qui c'è la fretta dell'eliminazione, che è quasi contro lo stesso istinto della specie. Gli animali non fanno così, si difendono, ma quando si abbassa l'argine della moralità, dell'etica, non dico dell'amore, ma del rispetto, e allora c'è questo fiume che esonda fino a questa drammatica vicenda. Scorrendo le intercettazioni telefoniche. Nessuno testimone. L'infermiera arrestata è madre di 2 figli, di 9 e di 11 anni. Il Tribunale per i minorenni ha sospeso la sua responsabilità genitoriale affidando ad una comunità protetta lombarda i 2 figli. Saranno seguiti da 2 psichiatri, da 2 pediatri e un fisiatra. Bisogna capire come ha inciso su di loro la maleducazione che la madre ha praticato e il clima di violenza che è sempre presente nei discorsi familiari. Stefano Piari, psicologo e psicoterapeuta, buongiorno. Come si interviene in casi come questi sui minori? Intanto si allontana il genitore, quindi questo è fondamentale, perché un genitore di questo tipo non ha il diritto di essere chiamato in questo modo. Non voglio essere estremamente... non voglio essere estremamente punitivo, però indubbiamente essere genitori significa aver costruito un amore nei confronti di se stessi e nei confronti di un partner, cioè avere una stratificazione, costruire una stratificazione affettiva che in questi casi non c'è. Per cui è nulla la maternità in questi casi. È chiaro che dobbiamo capire, è drammatico però il tipo di risposta che i bambini hanno ottenuto da questa situazione. E i quindi bambini... il lavoro è sicuro, è veramente psichiatrico da fare, perché sono d'accordo che vengano affidati, al di là dei pediatri, a 2 psichiatri, perché il problema è estremamente psichiatrico. Leggo testualmente, scrivono i magistrati, i bambini hanno subito la somministrazione di farmaci pericolosi senza reali necessità terapeutiche. Uno dei figli addirittura supplica la madre di dargli meno gocce perché non riusciva ad alzarsi dal letto. La madre progettava l'eliminazione della zia rendendo partecipi del disegno i figli. Come si può arrivare ad orrori del genere? Paradossalmente, tra l'altro, posso affermare che i figli hanno costruito un rapporto affettivo nei confronti della mamma, quindi il problema l'hanno costruito. Il problema è riuscire a gestire questo allontanamento emotivo, affettivo. Un bambino ha sete d'amore, ha sete di conquiste affettive, e i genitori sono riferimenti in questo senso. Si arriva perché, l'ho detto un attimo, cioè qualche un minuto fa, non si ha la capacità di poter riuscire a strutturare un rapporto con se stessi, affettivo con se stessi, perché dobbiamo prima di tutto capire l'autonomia che un soggetto deve avere per poter riuscire ad amare poi
il prossimo, ma soprattutto a fare una scelta importante, come è quella di ricercare amore nei confronti di un partner e come è quella di poi di poter riuscire a strutturare una vita. Cioè, attenzione, qui parliamo della sperando vita. Sperando che della loro riusciranno vita... un giorno a liberarsi veramente dal peso di questi orrori. Sì, Nico, parliamo della vita che dobbiamo costruire solo per amore. Insomma, questo concetto probabilmente. Grazie a Stefano Pieri. Grazie.